Ciao a tutti da Katia. Allora, oggi sono qui per il vestito nero che ho pubblicato in questi giorni su Facebook. Tante amiche mi hanno chiesto di fare il tutorial e quindi oggi ci provo a spiegare come realizzare questo vestito. Allora, per prima cosa dobbiamo prendere le misure delle spalle, quindi prendere la misura un pochino sotto il collo. Quindi adesso scusatemi tanto, io provo a fare un disegnino, però io non sono bravissima, anzi non lo sono per niente a disegnare, però è per rendere un po' l'idea. Allora cerco di fare che spalle. Allora dobbiamo prendere la circonferenza delle nostre spalle qui, così. Un pochino più sotto dal collo, qui tutto il giro dobbiamo fare. Allora, questa è una lavorazione, è un multiplo di 14 catenelle. Qui trema tutto. Allora, io per la mia misura, per la mia circonferenza delle spalle, ho iniziato con 168 catenelle. Io ho usato questo filato, è un filo di Scozia della Tre Sfere ed è qui l'ho strappato, comunque è il numero 8. Quindi ho usato circa 600 grammi, 550 grammi di cotone, ecco. Però fate 600 grammi. Però ripeto, questo cotone del numero 8, l'ho lavorato con l'uncinetto del 2 e mezzo, tutto il vestito con l'uncinetto del 2 e mezzo e le maniche le ho lavorate con l'uncinetto del numero 2, in modo da non fare diminuzioni per quanto riguarda la manica, ma ho preso l'uncinetto mezza misura più piccola. E ho diminuito di una catenella perché diciamo le catenelle di separazione sono 3. Quindi io poi man mano che lavoravo invece di 3 catenelle ho fatto 2 catenelle e con l'uncinetto un po' più piccolo. Allora, per quanto riguarda la mia misura, questa è una 44 46 e quindi ho messo su 168 catenelle. Per chi vuole una taglia 44-48, anzi no, scusate, 46-48, deve mettere su 182 catenelle. Quindi dovete aumentare, scusate, trema tutto, dovete aumentare di 14 catenelle se volete una taglia più grande, o altrimenti, se volete una taglia più piccola, dovete diminuire di 14 catenelle. Per esempio, se volete una taglia 42-44, ecco, dovete mettere su con lo stesso filato e con lo stesso uncinetto che ho usato io 152 catenelle. Allora, una 42-44. 152 catenelle. Ok, credo che ho detto tutto. Allora, per chi volesse acquistare questo filato, come ho detto prima, che è un filato della Tre Sfere, quindi è un gomitolo da 100 grammi e come lunghezza è 450 metri. Ok. Se volete un filato un pochino più grosso, un pochino più spesso, allora vi consiglio di fare il campione, ecco, e calcolate con quante catenelle dovete iniziare. Ok, iniziamo adesso il nostro lavoro.